Patrizia Manassero, nuova sindaca di Cuneo. Sono passati insomma alcuni giorni dall'esito elettorale. Si può fare insomma un punto a bocce ferme su questa campagna elettorale e sul mandato che sta per iniziare. Io le chiedo subito, cosa si porta dietro di questa campagna elettorale, naturalmente di questa vittoria, ma di queste settimane che comunque sono state settimane molto intense. Buongiorno a tutti, ma di questa campagna elettorale quello che mi porto dietro è un ricordo molto positivo. Io l'ho vissuta intensamente, molto spesso si è parlata di una campagna che non si sentiva, insomma anche un po' fiacca, ma personalmente, e come penso tutti i candidati, l'abbiamo vissuta scarpinando, girando la città, partecipando agli incontri, ai confronti, andando a incontrare le realtà del territorio e le realtà economiche. Mi porto dietro quindi un grosso patrimonio di relazioni umane, di molta umanità, che insomma di molte anche richieste d'attenzione, di sollecitazioni che mi sono state trasmesse. Di sicuro la campagna elettorale adesso è finita e quindi le parole che provo a far uscire rispetto a questo periodo non sono più strategiche ad un momento elettorale, ma sono un impegno per il prossimo periodo, e quello naturalmente di ricostruire quelle relazioni che il Covid ha interrotto. Questo è indispensabile ed è strategico, sia con una maggior colloquio e frequenza di relazione del sindaco, della prossima giunta, dell'amministrazione con i cittadini, sia anche aiutando e sostenendo tutte quelle attività che le varie realtà cittadine, dalle proloco ai comitati, alle associazioni sportive, alle associazioni di altro tipo, faranno nei prossimi mesi, io auspico faranno sul territorio, proprio perché c'è fortemente bisogno di convivialità, di stare insieme, di confrontarsi seriamente senza situazioni, come dire, volutamente facili, e nel contempo però incontrarsi, e quindi questo è di sicuro uno dei primi impegni. Un secondo impegno è quello che è molto attinente alla partecipazione, alla convivialità, è quello della comunicazione, perché ho capito come molte cose fatte bene, fatte comunque con un forte valore anche da trasmettere, molto spesso non sono arrivate in modo capillare, e quindi penso che ci sia bisogno da parte nostra, da parte mia, di ragionare in modo più puntuale sulla comunicazione. Poi ci sono molti altri bisogni, l'attenzione delle frazioni, i collegamenti, l'ambiente, oggi l'acqua che è un tema di alta sensibilità. Sono tutti i dossier che sono già aperti sulla scrivania, che appena possibile insieme alla giunta affronteremo. Avevamo già parlato nella notte dei ballottaggi, e quali sono stati i punti forti che vi hanno permesso di vincere e di vincere anche con insomma bel distacco questa campagna elettorale? Allora, penso sostanzialmente due, direi, provo a dirne due. Uno è quello di aver provato ad interpretare quella che era la continuità, cioè di un gruppo politico che già stava governando la città e che voleva guardare al futuro, e di farlo partendo da quanto era stato fatto, sapendo che c'erano dei margini di miglioramento e soprattutto guardando al futuro della città. Naturalmente era una posizione diversa da quella di altre proposte di candidatura, però penso sia stata, insomma, è stata credibile. Il secondo punto è quello di averci messo comunque la faccia anche in quei territori, in quegli ambiti della città dove era più complicato presentarsi, rappresentando un'amministrazione uscente. E penso ai quartieri dove c'è ad esempio più tensione sui temi della sicurezza, oppure le frazioni che da sempre si sentono un pochino, non dico trascurate, ma più ai confini. Ecco, naturalmente era un momento elettorale, ma come ho detto e come ha detto tutta la squadra che con me correva, lo abbiamo assunto, non abbiamo mai promesso nulla, ma lo abbiamo assunto come impegno, e così faremo. Che città raccoglie da questi 10 anni di amministrazione
Bonia, comunque lei ne ha fatto parte, quindi però che città, che Cuneo ritrova e poi naturalmente in vista di questo mandato? Io trovo una Cuneo che in questi anni, nei due mandati Bonia, direi anche nelle amministrazioni precedenti, ha fatto dei percorsi, direi da montanari, facendo questo collegamento con la montagna alla quale voglio guardare perché è un forte punto di riferimento, avendo degli obiettivi ambiziosi, quindi guardando alle vette e facendo con passi sinceri, onesti e coraggiosi il percorso verso dei cambiamenti che sono stati e che sono oggi evidenti, perché l'ho raccontato più volte, ma e torno a dirlo, la trasformazione di Via Roma, la città che si è fatta più bella, lo è, ieri io sono ai primi giorni di mandato, ma sono due giorni che abbiamo Piazza Galimberti invasa da due manifestazioni di tipologie molto diverse, ma le persone che abbiamo accolto e che ospitiamo all'interno di queste manifestazioni sono quegli entusiasti di una città che è accogliente, predisposta a ricevere e a gestire manifestazioni di diversi tipi, di diversi livelli, ma in modo positivo. E quindi trovo una città che comunque è cresciuta seguendo l'evoluzione della componente sociale, delle attività produttive, delle famiglie, ed è cresciuta in meglio. L'altro esempio è quella di Piazza Foro Boario, e quello che auspico è che siano da esempio in futuro la caserma Montezemolo, ad esempio, no? In collegamento con Parco Parri. Molte cose sono in programma, abbiamo le risorse per farlo ed attraverso queste trasformazioni che l'obiettivo è quello non solo di recuperare dei muri, recuperare dei beni pubblici, ma soprattutto di influenzare in modo positivo la vita delle persone che lì abitano o lavorano. Per chiudere la parte relativa alla campagna elettorale che è terminata, è stata una campagna elettorale con alcuni temi divisivi. Ecco, se dovesse lanciare un messaggio, una rassicurazione a coloro che hanno avuto dei dubbi o dei timori, cosa potrebbe dire sotto questo punto di vista? Io penso che di sicuro i cambiamenti, quando sono grandi, quindi ad esempio sul futuro dell'ospedale, piuttosto che, non mi nascondo, su Piazza Europa, di sicuro possono scatenare degli elementi, delle visioni positive o negative, ma in entrambi i casi possono aprire delle letture anche di timore di quello che è il cambiamento che si andrà ad affrontare. E quindi quello che posso mettere naturalmente offrire ai cittadini e alla città e la disponibilità al confronto e di sicuro a una puntuale informazione su tutti quelli che dovranno essere i passaggi futuri. A livello personale, cosa significa per lei essere, innanzitutto la prima sindaca donna, se ne è parlato tante volte, di Cuneo, e poi cosa significa essere sindaca di Cuneo, considerando che lei ha avuto anche delle esperienze politiche passate di diverso tipo, quindi insomma cosa cambia sotto questo punto di vista? Allora, dal punto di vista personale, essere sindaca di Cuneo è una grossa soddisfazione, proprio per innanzitutto che mi arriva dal riconoscimento del risultato elettorale, quindi lo voglio condividere con tutti coloro che hanno condiviso il progetto, ma naturalmente con tutta la città, perché non è una frase fatta quella di diventare sindaco, di essere sindaco di tutti, ma lo si è sindaco di tutti, e quindi questo è naturalmente il mio obiettivo. Però essere la prima sindaca donna è un grosso orgoglio che voglio condividere proprio nuovamente con tutti, ma soprattutto lo voglio dedicare a tutte le amministratrici, le donne che in politica o nell'associazionismo si sono impegnate in questi anni proprio per raggiungere questi obiettivi. Devo dire, per raggiungere l'obiettivo che non sia più una straordinarietà avere un sindaco donna a Cuneo o nelle altre città del nostro paese, ma penso alla provincia di Cuneo, dove comunque su 249 comuni sono 29 le sindache donne. A livello sempre personale, rispetto all'esperienza pregressa, è vero che mi sono presentata portando un'esperienza amministrativa anche in altri ruoli, come
esperienze in Senato come mio bagaglio come dire, positivo, comunque da portare a beneficio della città. E indubbiamente queste prime ore, ma lo sapevo già, mi fanno chiaramente vedere come il ruolo del sindaco è ancora un'esperienza che è totalmente diversa da tutte le altre, sia per il coinvolgimento totale sui vari temi della città, sia sulle aspettative di comunque essere tra le persone, essere rappresentare la città all'interno dei momenti della vita associativa, piuttosto che sportiva, culturale, insomma, di tutti i vari ambiti. Quindi è un coinvolgimento ancora maggiore e con un maggior carico di responsabilità, però è anche un'esperienza molto interessante e molto bella. Inizia il mandato, quali sono le priorità che Cuneo ha? Le priorità sono quelle, devo dire che queste appunto non sono cambiate da quelle che avevamo già raccontato in campagna elettorale. Ne aggiungo una in questo momento particolare, anche questa è una priorità che va affrontata insieme a varie istituzioni del territorio e regionali. Quella dell'emergenza idrica che ci sta tutti quanti preoccupando e allarmando e che è collegata ai cambiamenti climatici, che è un tema enorme in cui tutto il mondo deve essere coinvolto, ma anche noi come città di Cuneo dobbiamo portare il nostro contributo sia nel capire quali sono le responsabilità di una città e dei singoli e quindi di mettere in campo le politiche conseguenti. Restano sul dossier dei fondi del PNRR, ne abbiamo parlato molto, sono oltre 71 milioni di euro da spendere in tempi molto brevi e quindi questo è uno dei motivi per cui sto lavorando per avere al più presto una giunta operativa, proprio per non perdere un ulteriore giorno che può essere strategico per la miglior realizzazione delle opere relative a queste risorse. Il tema della sanità è un'ulteriore priorità, declinato così come l'abbiamo raccontato, sia il grosso capitolo della realizzazione del nuovo ospedale Santa Croce Carle, l'ancor più urgente e direi preoccupante per la città tema della difesa dell'attuale posizione hub dell'ospedale Santa Croce Carle e soprattutto la difesa della qualità delle prestazioni sanitarie che il personale medico e infermieristico e sanitario tutto sta erogando ai nostri concittadini, che è riconosciuto come erogazione di qualità d'eccellenza e rispetto alla struttura alla quale la città si rivolge con molta fiducia e anche con un legame molto profondo. Il terzo tema è quello della prevenzione attraverso la medicina di territorio, è una nuova partita che si apre grazie a due elementi che sono: uno, anche qui un'erogazione di fondi del PNRR dedicato alle istituzioni sanitarie e alla recente disposizione di legge che apre proprio questo capitolo e inizia a dare gambe anche normative. Quindi io spero di arrivare, non è certo in capo al sindaco, ma sarà in capo al sindaco sollecitare perché sul nostro territorio quanto prima si arrivi ad avere questa nuova lettura dell'erogazione del servizio di sanità di prossimità ai cittadini, proprio per prevenire e per migliorare la qualità della vita delle persone. Ultima cosa è proprio riguardo della giunta a cui ho fatto cenno, al di là del Totonomi che poi giornalisticamente è anche insomma divertente, però su cosa si dovrà caratterizzare la sua giunta? In questa fase ovviamente il Totonomi è un po' un interessante, soprattutto per i media, argomento. Devo dire che ho fatto per due volte l'assessore nell'amministrazione di Alberto Valmaggi e di Federico Borgna e so bene che quando si è un consigliere eletto con preferenze interessanti è un periodo di forte tensione perché a capo del sindaco costruire una squadra che sia la più vicina a quella utile per attuare il programma proposto, e questo lo si può fare agendo su tre leve sostanzialmente. Uno è quello del riconoscimento
attraverso le preferenze del voto dei cittadini, dell'incrocio con le competenze che sono di sicuro fondamentali per poter poi agire in conseguenza, e quello del sostegno della lista d'appartenenza e del, diciamo, di un ragionamento condiviso tra tutte le liste che mi hanno sostenuto. Il sindaco deve, ed è quello che sto, a cui sto lavorando, deve trovare una squadra che rispetti questi equilibri e che nel contempo possa garantire a me in questo caso di avere una squadra pronta ad affrontare le sfide delle quali vogliamo affrontare, alle quali vogliamo portare dei risultati.